Ha avuto un successo straordinario domenica scorsa la giornata nazionale delle famiglie al museo, con tantissime iniziative che sono state realizzate anche nella nostra regione e che hanno incontrato il pieno gradimento del pubblico. Al Museo archeologico di Ancona, ad esempio, si è rivissuto il mito di Arianna e Teseo e del Minotauro con un coinvolgente gioco di ruoli alla caccia del terribile mostro, attraverso un avvincente percorso tra i tesori custoditi all'interno delle sale del Museo archeologico nazionale delle Marche. Un modo insolito per studiare storia, archeologia e mitologia tra teatro e gioco. Una volta ascoltato il racconto del mito, i bambini, divisi in gruppi e in personaggi, hanno cercato il Minotauro, sciogliendo il gomitolo nelle varie sale del museo, filo che non doveva spezzarsi, per poter poi tornare da Arianna e scoprire come va a finire la storia raccontata da un antico vaso. Un modo per vivere il museo in maniera diversa e divertente, ma non è stata la sola iniziativa di questo tipo nella nostra regione. A Pesaro, ad esempio, visite guidate e laboratori al Sistema Museo di Palazzo Mosca, favole del mare al Museo della Marineria Washington Patrignani, e a Trecastelli, al Museo Nori de Nobili, con un percorso interamente dedicato all'autoritratto, solo per citare alcune delle tantissime iniziative realizzate.